Mio caro Felix, ti immagino spesso nel tuo atelier parigino, chino sulla tua tavola di legno. Concentrato, mi incidi. Delicato come le tue mani quando sfiorano il mio corpo, tracci le mie linee sul legno. Poi mi ricopri col tuo inchiostro nero e mi stendi sulla carta, come sul tuo letto, premendomi così forte da farmi prendere vita sulla sua superficie, distesa, languida, in ozio. È così che mi immagini, non è vero? Non ti appartengo, Felix. Non sono un'immagine. Misia, una pianista che era la musa e l'amante di molti artisti, scrive a Félix Vallotton, un artista svizzero che vive e lavora a Parigi. Nel 1898 crea 10 xilografie nelle quali rappresenta l'adulterio, la tristezza e la noia della vita di coppia. Intitola questa serie Intimità. Per fortuna queste incisioni ti fanno guadagnare qualcosa. I tuoi dipinti si vendono meno bene delle tue illustrazioni. Lo so, mio marito le pubblica nella sua Revue Blanche. E tu hai davvero bisogno del suo denaro, anche se non ti piace darlo a vedere. Io vorrei tanto che non fosse così. Mi pesa adesso. È come un'ombra scura che soffoca la nostra relazione. Quando guardo le tue incisioni, capisco meglio come vedi le coppie attraverso di me. Le volto le spalle. Non riesco a sostenere il suo sguardo pesante, la sua rabbia silenziosa. La detesto. È questo che chiami irreparabile? Questo silenzio. Come sei drammatico, mio piccolo Vallò. E al contempo così entusiasta quando immagini l'adulterio come un brindisi alla salute della persona assente. Ma chi berrebbe alla mia? E gli uomini si stupiscono che io li rifugga. È per questo che mi utilizzi ovunque, in tutte le situazioni. In fin dei conti sei come tutti gli altri. Fissi la mia immagine nelle tue opere perché non riesci a trattenermi. Félix Vallotton stamperà 30 esemplari di queste incisioni prima di ritagliare da ogni tavola un rettangolo intorno alla testa della donna. Mette poi insieme questi 10 frammenti e realizza questa ultima stampa per provare che le tavole originarie sono distrutte. Che sia un trofeo che riunisce tutti i volti di Misia. Un'ultima cornice capace di trattenere la sua musa quando per lui arriva il momento di sposare un'altra donna. Perché poco dopo, Vallotton sposerà Gabrielle Bernheim, la figlia di un famoso mercante d'arte. Questa serie, Intimità,
farà definitivamente di lui un maestro dell'incisione. Non ce l'ho con te per avermi tagliato la testa. In fin dei conti, sono stata io la prima a farti perdere la tua.